Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis e bentornati in questo nuovo episodio di Ghost of Tsushima. Ci eravamo lasciati l'ultima volta dopo aver recuperato in questa zona qui l'arco leggendario, quindi l'altra quest blu. Dopo aver preso il colpo celestiale, l'arco demoniaco oltretutto, ora ci apprestiamo a prendere un altro step della nostra leggenda degli equipaggiamenti leggendari, che è l'armatura di Tadayori. Pare che ad Azamo ci sia un bardo che infonde speranza alla gente raccontando la storia di Tadayori e della sua leggendaria armatura. Completare queste missioni ci permette di accrescere il nostro mito. Vedete, ad esempio, il colpo celestiale è una tecnica che abbiamo appreso la tecnica esplosiva dell'arco, probabilmente l'armatura di Tadayori ci permetterà di apprendere un'altra delle due tecniche qua presenti, che può essere la via della fiamma o la danza dell'ira. Vedremo cosa ci dirà il nostro amico bardo. Io intanto sparisco, che sono bellissime queste quest. お互い民が求める地へ行くようで、あなた様にも息ある話。行く者とせの昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、里吉社にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え糸めでたく、 弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、あざも浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、ただより子を八幡の鎧をつけ、一人で立ち向かう。 海賊ども押し寄するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾とせの後、忠頼公往生の程、八幡の鎧も消えうせけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の、 訪ね来るを待つ。紫の冠という地が忠頼公の言い伝えの中に残されています。そこは阿佐の北にあり、紫の菊が先になれ、忠頼公もよく参られたとか。 Ok, cose interessanti. Allora, era del clan Nagao, lo stesso clan di Sensei Ishikawa, quindi è un clan di arcieri. E tutte queste leggende sono... è bello perché sono collegate comunque ai fiori. Ad esempio la leggenda prima avevamo visto ai crisantemi blu, questa volta ai fiori viola. Noi andiamo con la veste del viandante... sì, perché c'è da esplorare un piccolo pezzo e in più a me fa piacere andare un pelo più leggero. E ci spostiamo direi qua, che è il posto più vicino. Quindi un'altra armatura, un'armatura d'arciere. Bella la storia molto figa. Non è una gran giornata. E i discendenti stanno proteggendo apparentemente l'armatura. Il vento tira dove? Di qua. Infatti ecco qua che cominciano i primi fiori coi colori che stiamo cercando. Intanto scusate, ma vedo del bambù, lo prendo. Siamo giusti, sì, più sulla destra però. Perché questa zona qua non l'ho esplorata, non so il perché. E diciamo che sto togliendo un po' di nebbia di guerra. L'armatura del viandante, che è quella che ho io, potenziata... fermi. Ragazzi, già che ci siamo. Bello, un alabardiere subito sullo scontro. Samurai Death. Forma del vento. Sì.
no, ha mancato il calcio. Ha mancato il calcio, mannaggia. Peccato. Ho mancato il calcio per colpa del sasso. Ma fa niente. Non c'era nessuno da salvare. Avevate qualcosa nel carretto? Sì. Dell'acciaio, bravi. Provviste. Noi dobbiamo andare di qua. Siamo molto vicini ormai. Cerca i fiori viola e li cerchiamo salendo di qua. Benissimo. Abbiamo esplorato anche questa zona e credo che sia su verso il santuario. Il maiale. Ci avrò dietro tre maiali. Direi che è qua sulla sinistra, chiaramente. Hanno ignorato i mongoli sulla destra. Corona viola. Di sopra o di sotto? Cosa stiamo parlando? Mi sa di sopra. Chiaramente da quel lato lì. Ok. Perché ho dato una coltellata? Ho dato una spadata al mio cavallo. Questa è una cosa che non ho capito. Mi dispiace non aver colpito quei mongoli, onestamente. Eccoci qua. Ho fatto correre troppo, poverino, è scoppiato. I fiori ci conducono. Forse l'armatura è qui. No, mi sembra strano. La pace di Tagliadori. Ok, è un dipinto. Sempre fiori. Però, allora, fermi un attimo. Perché io so dov'è questo qua sul fiume. Ho capito dov'è. Dovrebbe essere qua. Qua da qualche... Secondo me qua da qualche parte. Sì, no, vabbè. Ci siamo capiti. Devo scendere. C'è un modo più veloce? Sì, secondo me, viaggiando rapido qui, siamo da quella parte. Perché c'è quel... come si dice? C'è quella parte, c'è quella struttura che è davanti al fiume, che è chiaramente questa. È chiaramente questa qua. Infatti lui ti dice dietro hai la statuetta, quindi andando avanti oltre il fiume. Io penso che sia qua di fronte. Poi magari sbaglio, eh. Però mi sa di no. Perché qua ho trovato dei fiori. Sai che è giusto. Eh già. Aver girato queste zone per un po' mi ha aiutato. Ho capito. So perfettamente dove siamo. So perfettamente dove siamo. È che l'altra volta ero venuto qua senza sapere che posto fosse, probabilmente senza aver attivato la quest, e in questo campo meraviglioso di fiori, che di giorno andrebbe visto di giorno e non di notte, c'era un piccolo altarino dove dovevamo inchinarci. Mongoli. Una mappa? Anche loro avevano questa mappa. Peccato, perché questo giorno... Questo posto di giorno è 300 volte più bello. Vedete? C'è un cartello che ha scritto inchinarsi. Se ci inchiniamo i fiori fanno un turbinio. Non so dirvi il motivo, ma...
Rallenta il fiume del tempo. Tada Yori giace in pace. Lo stesso incenso. Ho visto una luce, la te. Nagaoke no kamon da. Tadayori no ichizoku. Koko de nani o shiteiru? Non voglio farvi del male. Arasou ki wa nai. Waga na wa Sakai Jin, Shimura dono no oi da. Uso o tsuku na, nusubitome. Kakugo suru ga yoi. Ok. Non mi hanno creduto. したくはない。諦めろ。ただより様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。ただより様の墓所を怪我しおって。 Non voglio ucciderla, è quello, per quello che sto tergiversando. Non è una spada rubata. Non è una spada rubata. ご先祖の鎧を探しておる。あなたにお譲りできれば良いのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公は阿座モーラを永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。どうか 忠頼様のように、かよわき民のため、お使いください。Perfetto. Abbiamo almeno siamo stati riconosciuti come degni indossatori di quell'armatura. Sei forte tu, potresti combattere con me per contro i mongoli. Oh signore! È vicino ad... Oh mamma, è vicino alla baia di Alzamo. Porco cane. Vabbè. Devo liberare ancora la baia di Alzamo. Non l'ho ancora liberata. Pensavo di farlo un altro momento, ma... Speriamo di non essere... di essere abbastanza lontani. Non penso di dover... Esattamente, sì. Vabbè, possiamo andare così, anche vestiti con l'armatura del viandante? No, facciamo le cose fatte come Dio comanda. Elmo del Samurai... Maschera del clan samurai. Armatura del clan samurai. Perfetto, siamo pronti. Sulla destra, più sulla destra. Anche se passare di qua non mi dispiace per nulla, perché prendo un pochettino di visione di mappa. Qua si entra... Cazzo. Non è questa la parte giusta. No, di qua si entra di lì. Quindi bisogna salire lì. Boom. Stampato contro un albero. Ok. This way. Di qua. Rametto. E via. A posto. E di nuovo i fiori, eccoli. Tadayori no Murasaki. Crisantemi viola di nuovo. Yatsura hoshi o
cazzo l'arco lungo. No. No, non ero... Non avevo proprio idea che loro stessero fossero qua e stessero cercando di uccidere lui. Cioè, proprio zero. Sono andato proprio dritto. Nata di lusso, va. Sakai-sama, yoku kite kudasatta. Tada yori no matsuei ni michibikareta. Nani ga atta? ただよりこうの着眼が書いた巻物を猛虎が見つけてしまったのです。私はその解読のため連れて来られました。鎧は奪われたか。いえ、酒井様が来ると信じ違う場所へ行かせました。賭けに出たのだな。私の勝ちですな。鎧はこの石碑の下にあります。さあ、ご自分で手にしてください。 L'armatura di Tadayori finalmente è nostra. Tadayori no yoroi. L'armatura di Tadayori. Dove sono qua? Ok. Oh mamma. Non capisco da dove mi tira l'ultimo. Ora lo vedo. È figa l'armatura di Tadayori. Però è per... cioè, è chiaramente fatta per un arciere. Esattamente. Sate, solo sono shittazuita shimasu. La leggenda di Tadayori. Fantastico, voglio vedere i potenziamenti della leggenda di Tadayori. Perché secondo me ci darà dei potenziamenti su velocità di scoccare le frecce, di mira. Ci avrà della roba, perché è impossibile se no. Visualizza i potenziamenti. Aumenta la velocità con cui cocchi le frecce. Incrementa la durata di meditazione. Colpi la testa e ripristina la barra della concentrazione del 50%. Vedete. Bello. Guardate l'ultima evoluzione, che bella che è. Cioè, la prima è così. Poi diventa sempre più dipinta, più colorata. Bella. Ci piace. Benissimo. Siamo riusciti a ottenere anche questa armatura. E io vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a commentare cosa ne pensate di Ghost of Tsushima, a seguirmi anche su Instagram e su Twitch, dove sono live lunedì, mercoledì e venerdì, ma in questo periodo estivo ci sono un po' di sballozzamenti di orari, quindi ve lo dico prima, sì, che sempre su Instagram con una story, quindi controllate Instagram per sapere quando sarò live su Twitch. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, un trifoglio per te, uno per me, uno boh, vabbè, ciao ragazzuoli.